Buongiorno, pace e bene. Oggi, il 14 maggio, ricordiamo San Mattia. Mattia è l'abbreviazione del nome ebraico Mattatia, che significa dono di Yahweh. Dopo il tradimento di Giuda, venne eletto al suo posto per completare il numero simbolico dei 12 apostoli, raffigurante i 12 figli di Giacobbe e quindi le 12 tribù di Israele. Mattia conosceva benissimo Giuda, colui che tradì il Signore, quello che nella lista degli apostoli è messo all'ultimo posto. San Pietro affermò che Mattia fu uno di quegli uomini che accompagnarono gli apostoli per tutto il tempo che Gesù Cristo visse con loro, a cominciare dal battesimo nel fiume Giordano fino all'ascensione al cielo. Dopo il tradimento e la morte di Giuda, fu necessario che un altro compagno degli apostoli prendesse il posto. Ne presentarono due, Giuseppe di cognome Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. Dopo aver pregato, la scelta cadde su Mattia. Dopo la Pentecoste, Mattia iniziò a predicare. Le notizie posteriori riguardanti San Mattia sono contraddittorie, tutte però concordano nel ritenerlo martire. Le sue vere o presunte reliquie sono venerate a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore. San Mattia ha una storia particolare, non l'avremmo mai conosciuto forse se non per il tradimento di Giuda, perché quando Giuda venne meno, diminuì il numero degli apostoli, rimasero in 11. Allora fecero una riunione e decisero di scegliere tra le persone virtuose qualcuno che ne potesse prendere il posto e la scelta ricadde proprio su Mattia. Poche le notizie che abbiamo sulla sua vita, quasi certamente sappiamo che anche lui morì martire. Cosa ci può insegnare questa storia? L'episodio del tradimento di Giuda ha avuto un riflesso molto molto grande nella storia, ma soprattutto immaginiamo questo gruppo di persone che si è sentito pugnalato alle spalle proprio da una persona che aveva condiviso con loro tanto e tanto cammino. Questo può succedere nella nostra vita. Magari proprio un amico, dice il Salmo, proprio tu che eri mio confidente, hai alzato la tua violenza contro di me. È un'esperienza terribile, ma può succedere. L'importante è non rimanere fermi a questo evento brutto che è accaduto. E c'è quindi magari una persona pronta, una persona virtuosa che aspetta di entrare nella nostra vita. Ed è un po' questa la storia di Mattia. E il Signore, questo può essere il messaggio, il Signore ha già preparato qualcuno che è lì per starti vicino. Quindi se qualcuno è andato via dalla tua vita, se qualcuno ti ha tradito, non temere, perché se cerchi bene, se cerchi qualcuno, Dio ha preparato qualcuno per te, qualcuno di più amorevole nei tuoi confronti e qualcuno che ti aiuterà e ti salverà. Preghiamo quindi San Mattia proprio per questo, perché possiamo superare queste piccole prove nella nostra vita senza serbare rancore contro nessuno, nella certezza che le persone giuste, il Signore ce le metterà sempre accanto a noi. San Mattia prega per noi.